Bene, abbiamo in linea Cristian Romiti. Cristian, buonasera, ben trovato. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, Cristian, coordinatore, capogruppo regionale, EMPA di Terni. Provinciale, giusto? Provinciale, provinciale. Ok, benissimo. Allora, Cristian, tu sei adesso? No, in questo momento sono rientrato. Riesco a godermi 5 minuti con il piccolo bimbo che ho, di 3 anni. E ti abbiamo disturbato un'altra volta. No, non ti preoccupare, non c'è problema. Allora, stamattina però, comunque sì, ero su. Ecco, stamattina eri dove? A Norcia. A Cascia, e cercavamo di arrivare fino a Castelluccio. Ah, cercavate perché Cristian? Perché Castelluccio è quasi totalmente isolata, perché ci sono strade inagibili e quindi rimane difficile andare. Siamo riusciti a trovare, così come il soccorso alpino, la forestale, di carabinieri, una strada di campagna proprio in mezzo alla campagna, perché ci si arriva con delle jeep abbastanza alte, EMPA ne ha due, e quindi siamo riusciti ad arrivare fino a Castelluccio. Mamma mia, non vi date per vinti, e questo è molto bello. No, assolutamente, abbiamo chiesto al nazionale delle macchine, diciamo, mirate per questo tipo di intervento, sono arrivate, sono a disposizione. E quindi ecco, siamo riusciti tramite queste jeep di Napoli ad arrivare fino a questi posti. Senti, allora, dici com'è la situazione a Cascia, a Castelluccio? Guarda, ti faccio una sorta di, come si dice, giro totale, ti porto, sì, come nella mano per mano, e ti illustro tutto. Allora, sì, innanzitutto su a Norcia abbiamo allestito un punto che è un punto avanzato per quanto riguarda EMPA, per ogni esigenza adesso. Nel senso che abbiamo una tenda messa a disposizione della Protezione Civile, e dentro abbiamo sia, diciamo, cibo secco e umido per cani e gatti, e due ambulanze, di cui una a appostamento fisso, nel senso che rimane ferma lì perché è quella più avanzata per quanto riguarda, e fa un po' da pronto soccorso, sì, da ospedale. Esatto, mentre l'altra lo siamo per trasporti urgenti, come hai visto tu l'altra volta, quest'anno, sì, tutte le macerie, sì. Poi, vabbè, ti ho detto che stiamo andando verso Castelluccio. Volevo oggi dire, avete trovato, sì, purtroppo situazioni... Sì, ce ne stanno sempre. Abbiamo geolocalizzato alcune colonie feline e cani di persone che sono state evacuate fino a Perugia. E quindi, dice, io non riesco più a dare da mangiare, quindi abbiamo geolocalizzato queste posizioni, e tutte le mattine andiamo a dar da mangiare a queste postazioni geolocalizzate. Oggi abbiamo salvato una tartaruga che sembrava quasi morta, una tartarughina, però andando abbiamo salvato anche quella. Abbiamo trovato un posto a questa tartaruga in una fabbrica di cioccolato, che probabilmente loro erano già disastrati come fabbrica, e loro si sono messi a disposizione anche per guardare questa tartaruga. Cioè bellissimo. Poi le tartarughe appartengono a una specie protetta, no? Sì, vabbè, le tartarughe testuggini, per quanto riguarda quelle di terra, no, sono regolamentate. Le tartarughe invece, quelle di mare, no. Ok. Ecco. E poi né più né meno di stamattina abbiamo salvato un gatto rimasto chiuso in garage a Cascia. Ecco. Era la domenica che stava rinchiuso lì dentro, la signora ha detto non riesco più a trovare il gatto, invece siamo riusciti a trovarla. Perché si era spaventata, e quindi che era successo? Niente, col terremoto le persone sono scappate via, perché la casa è veramente messa male. Il garage è rimasto chiuso e la signora si è accorta che, insomma, il gatto stava ancora chiuso dentro il garage. Non sapeva come fare, perché loro li hanno, come dicevo, evacuati. Certo. E quindi tanto cose così. Per quanto riguarda invece il cane con la zampa rotta, ti ricordi quel cane? Sì, che abbiamo anche messo esatto, nella pagina con la foto. È stato operato a Roma, si è risvegliato, tutto a posto. Un'operazione abbastanza complicata, perché, se non mi sbaglio, da quello che ho capito, aveva una frattura, si chiama becco d'oca, adesso non, da quello che ho sentito, prendetela con le pinze, non ho idea se è questa vera dicitura o altro. E questo cane adesso troverete il proprietario, oppure verrà dato in adozione? Esatto, una delle due, non si sa, perché non ha il chip. Quindi momentaneamente, fino a quando è sotto, come si dice in gergo medico, sotto convalescenza, ovviamente viene curato, coccolato, cioè più coccolato che curato, ci credo, dai medici giù di Roma.
Il cane invece che abbiamo trovato sotto le macerie sta bene, è ritornato vispo come prima. E quello prima sarà un cane nazionale, perché il video di questo cane ha fatto il giro delle televisioni, e meno male. Esatto. Perché questo... Perché questo deve sensibilizzare anche verso questo problema delle persone che purtroppo sono state portate via e lì hanno lasciato i propri animali. Quindi... Sembrerebbe che con il terremoto di Amatrice abbiamo sfondato, diciamo, una piccola porta anche con il Parlamento, nel senso che il Parlamento e la protezione, il capo della protezione civile, hanno riconosciuto sentibile e quasi d'obbligo sensibilizzare e aiutare anche questa questione degli animali nei grandi sismi del genere, nelle grandi calamità, cosa che prima un protocollo, come dicevo, non so se ho parlato con te l'altra volta, un protocollo per la salvaguardia degli animali non c'era su questi sismi, c'era la protezione civile, il cibo, le tende, e nessuno parlava di animali, cani o gatti. Certo. Quindi certo. Per quanto riguarda il Parlamento è stata fatta una domanda parlamentare, non so come si dice, per quanto riguarda un'interrogazione parlamentare da parte di una senatrice, e quindi probabilmente metteranno sui protocolli anche questa questione con EMPA per gli animali. Benissimo, e poi l'altro paese che ci dicevi? Stiamo ancora cercando di catturare quel gatto, non so se hai visto al TG2, quella casa gialla abbastanza rotta e rovinata, dichiarata inagibile, c'è un gatto dentro l'abitazione, solo che i vigili del fuoco all'inizio non si sentivano di entrare, nel senso che era talmente pericoloso che bastava una scossa piccola. Lui non riesce a uscire da solo? No, è talmente impaurito che sta lì dentro e lì dentro rimane. Un gatto che vive in un'abitazione è raro che esce fuori, magari arriva su un terrazzo, ma non è che lo si so. Avventura fino ho a... Ho esperienza di gatti, lo so. Esatto. Mm. E quindi niente, abbiamo circoscritto. Però riuscite a portargli da mangiare? Gli stiamo portando da mangiare all'interno di una gabbia trappola, così il cibo che era intorno, rischiando un pochettino, abbiamo tolto tutto quello che era il cibo intorno a lui, perché la signora aveva buttato il cibo a destra e a manca, invece quando ha fame deve entrare per forza nella gabbia trappola, quindi sicuramente verrà catturato e ridato alla signora, alla proprietaria. Ecco, è importante, perché poi la casa è pericolante, quindi no, si la rischia. Casa è veramente messa male ed è molto pericoloso. Noi abbiamo spinto anche un pochino, forzato la mano con i vigili del fuoco, che io vorrei ringraziare proprio ufficialmente, perché loro insieme a noi che ci affidano tutti i giorni per questa cattura di animali, cani e gatti, rischiano insieme a noi, come si dice, queste tegolate in testa che potrebbero arrivare da un movimento all'altro. Soprattutto se la vita su queste soprattutto gatti. Se nel momento dell'intervento di soccorso avviene una scossa un po' più forte, perché le scosse avvengono continuamente. Facciamo la fine, sì, facciamo la fine, ecco, del topo in esatto, gabbia. Esatto. Tutti. E questo, guarda, fuoco, è molto lodevole da parte vostra, Christian, essere lì nel pericolo imminente, perché ogni momento, ogni secondo è buono per... Sì, non è che dice sto per arrivare al terremoto, certo, arriva e basta. Certo. Noi cerchiamo insieme a loro le vie, entriamo, guardiamo le vie di fuga che dovrebbero arrivare, ci sbrighiamo a entrare e fare uscire. Ci si prepara diciamo, l'azione dall'esterno. Dice allora, entriamo, facciamo questo, la casa sta lì, è messa in questa maniera, si entra in cucina questa parte, si fa, si esce, via, ok, pronti, via, tutti dentro. Sembra come i gruppi d'assalto dei carabinieri o della polizia. Che vediamo in televisione. Stessa identica cosa, si entra velocemente, si fa, pronti, ok, fatto, si fuori. Perché certo. Ogni piccola scossa, anche il 2.5 o 3, lassù si sente veramente notevole. Ci credo. Le gambe tremano. Quindi, ecco, a parte questa situazione ancora di recupero, il resto è tutto tranquillo, meno male. Sì, la situazione è ancora abbastanza delicata per quanto riguarda le persone che stanno continuando a portare a Perugia, al Trasimeno, a Teramo, insomma, stanno sfollati, ce ne sono tanti. I numeri, penso, voi li sappiate meglio di me per quanto riguarda... E guarda, io stavo... sempre di evitare una volta che arrivo a casa. Sì, certo, io stavo leggendo proprio prima di parlare con te di alcuni 9 autobus... messi a disposizione da Bus Italia Umbria per addirittura il pernottamento. Sì, li ho visti stamattina anche, sono fuori la porta di Norcia. Sì, esatto. Messi lì, sì, infatti li ho visti, io non capivo per quale motivo erano là, adesso me lo sta dicendo te, mi hanno detto per il pernottamento. Sì, esatto. E poi naturalmente per trasportare, ci sono anche altri per trasportare le persone
perché ci sono stati servizi a supporto, naturalmente. Sì, hai voglia, tantissimo, tantissimo. Messi a disposizione da Bus Italia Umbria, dal gruppo delle Ferrovie dello Stato. Esatto. Quindi l'Italia si sta muovendo e questo è molto importante. Volevo dirti una cosa, Cristian. Io ieri sera ho visto Petrolio su Rai 1 e ho visto che ci sono situazioni naturalmente di allevamenti, diversi allevamenti e situazioni di animali che purtroppo sono rimasti un po' allo stato brado. Sì, il problema, come dicevo l'altra volta, è far fronte a tutte le richieste, chiamate e quant'altro. Ci sono allevamenti non è brutta la parola, che stanno senza niente. Perché questo? Perché è difficile arrivarci, è difficile far fronte a tutto. C'è gente che ha 20 cani a casa, 15 gatti, e le mucche, i vitelli, le pecore sono tantissime, quindi è difficile far fronte a tutto quanto. Però questi animali hanno sussistenza? Comunque sia, sì, centellinata, però sì, comunque sia qualcosa che arriva. Ok, questo è importante. E invece le categorie di settore stanno aiutando con cibo e quant'altro, e poco per volta però arriva. Perfetto. Senti, le persone sono tutte, che tu sappia, tutte sistemate, purtroppo con sistemazione di fortuna, ma non ci sono situazioni di persone isolate, vero, al momento? No, situazioni di persone isolate no. Perlomeno questi dati sarebbe meglio che te li conferma la protezione civile. Sì, che no, ma sappiamo. Io parlo sempre da quello che ho sentito, no? Certo. Non ti posso dare dati ufficiali per quanto riguarda queste informazioni, però isolate no. Di tristezza e di, come si dice? Lo so. Di disperazione. Di disperazione, ecco, mi hai tolto la parola di bocca. Sì. Ce n'è tanta. Io non più di stamattina, quando siamo andati all'interno di una casa di una signora, che ci ho perso tutto e mi ripassano i brividi, mi si è accasciata sulla spalla e si è messa a piangere. Ovviamente non dovevo, ma stavo lì anche io, perché tu devi dare forza, non devi dire che sei più fragile loro, quindi gli dai forza, non si preoccupi. Che poi salito in macchina e insieme alla mia collega un paio di lacrime sono scese giù a vedere quello che era la signora, che sì, il ragazzo ti dà la forza, però una signora di 70 anni ti dà un senso già di debolezza suo, quando in realtà sono molto più forti che le persone che vivono questo terremoto, questi catastrofi così, diventano molto 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 più forti all'interno, molto fragili. Quello sì. Perché poi sentivo anche a livello psicologico parlare gli psicologi, le persone anziane non hanno un avvenire davanti, no? Avvenire lungo come i giovani hanno la speranza della ripresa, della ricostruzione, gli anziani questa cosa ce l'hanno di meno, naturalmente. Sì, loro si buttano molto più, per loro la vita finisce lì. E quindi una casa rotta significa meglio morire. Anche perché hanno meno anni a disposizione, capito? Quindi quello che mi ha detto una signora, cioè, dopo questo terremoto c'è meglio morire. Ma dico, signora, non dica così, mo si rifaranno tutto, ma che gli vai a dire? No? Certo. Senti Cristian, ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio al tuo piccolo, perché sei sempre fuori. Invece, come si fa a bypassare la provinciale che è stata investita invece dal fiume, cioè il fiume ha preso il posto della provinciale? Come si fa a bypassarlo e arrivare? Allora, ci sono due strade, una che non ho fatto mai, quindi non nemmeno la dico. L'altra che facciamo spesso è quello di passare da Rocchetta. Se si digita su Google Maps, se si digita Rocchetta Perugia, da Terni porta fino a Rocchetta. Da Rocchetta si fa una strada di campagna piena di curve e da lì si arriva fino a Cascia. Da Cascia poi si arriva fino a Norcia. Ok, quindi si può arrivare lì, al di là della strada. Si arriva fino a Cascia, che si è tramutata in fiume, sotto, insomma. Non la parte, sì, si arriva fino a Cascia la parte sotto, non la parte rossa. Si arriva fino a Norcia la parte sotto, non la parte rossa, ovviamente. Quindi lasciano il traffico più alto a Vigili del Fuoco, Carabinieri, insomma tutte le macchine di servizio che stanno operando sul posto. Altrimenti immagina te una borgia di persone che vanno solamente per guardare, quello che significa trovare
lungo la strada, cioè l'impossibilità di passare. Certo. Cristian, io ti ringrazio, magari ci aggiorniamo a lunedì o martedì, speriamo di avere buone notizie. Altre buone nuove, sì, sicuramente. Comunque oggi ce le hai date e questo è importante. Ormai siamo su, come si dice, in prima linea e ormai siamo, cioè, oltre che preparati e organizzati, con le ambulanze, jeep, quindi riusciamo a spostarci autonomamente ovunque, tranne entrando nelle abitazioni, perché lì servono i vigili del fuoco per una questione di sicurezza. Certo, anche perché c'è la normativa, no? Devono entrare loro, certo. Esatto. No, si entra insieme. Loro ormai hanno, diciamo, sia il gruppo Cinofili, che io ringrazio ancora e saluto proprio con tanto affetto, che quando loro hanno queste situazioni, che trovano cani o gatti, che ci chiamano subito e ci dicono: guarda, vieni con l'ambulanza, vieni con la jeep, cioè ci organizzano il lavoro più grosso. E quindi, ecco, c'è una forza fra di noi, è nata un'amicizia alla matrice, è nata una questione di sintonia fra noi e loro, che si fidano, hanno visto come operiamo, e quindi si entra insieme, si fa insieme, si esce insieme, quello sì. Bene, io vi faccio un in bocca al lupo. Grazie. Lunga vita al lupo, diciamo, Sì, lunga. Tanta gente dice in bocca al lupo, speriamo che crepi. questa frase è bruttissima, perché il lupo, in bocca al lupo, il lupo ci porta ai piccoli. Esatto. Quando il lupo prende il piccolo, è il posto più sicuro che possa avere un bambino, un cucciolo, perché il bimbo in braccio alla mamma non viene, come si dice, sta lontano da ogni pericolo, no? Sì. E quindi crepi il lupo? No, perché se crepa il lupo crepa anche il piccolo, quindi... Lunga vita al lupo. Lunga vita al lupo. Grazie Cristian, ci sentiamo la prossima settimana. A se voi. Non abbiamo, speriamo, non abbiamo notizie di emergenza. No, prima. Speriamo buone e basta. Grazie ancora per l'opera che state facendo. Ciao. Grazie. Ciao Cristian. A voi, ciao, buonasera. Ciao.